l'utilizzo del magnetic mallet mentre montiamo una punta per estrazione, la quale provvede ad un'agevole sindesmotomia ed una lussazione del dente, usandola sempre con una potenza bassa d'unus, prima vestibolare e poi palatale, permette di avere una estrazione rapida atraumatica. Molto meno, diciamo, di forza con la leva, stando sempre nell'asse corretto del dente. Qui stiamo eseguendo una bonifica superiore per una hole on four post estrativa a carico immediato. Qui abbiamo un canino particolarmente resistente, senza fare leva, ma solo dando colpettini nella parte alveolare, senza fare nessun tipo di forza. Anche il canino viene estratto in maniera assiale, senza rovinare le teche ossee. A questo punto passiamo, dopo aver aperto il lembo, ad inserire le punte di osteoespansione nelle sedi post-estrattive, che ci permettono di dare una via precisa e atraumatica e osteocondensante all'alveolo post-estrattivo, garantendo poi una migliore stabilità dell'impianto stesso. Movimenti controllati nell'alveolo, per cui siamo assolutamente atraumatici. Se poi utilizziamo queste frese, le frese Versa, in senso antirotazionale, come vediamo, prepariamo un alveolo perfettamente osteocondensato e perfettamente adatto all'inserimento dei due impianti, diciamo, dritti a seconda tecnica Malò. Idem, negli impianti distali inclinati, possiamo entrare ancora di più osteocondensando e proteggendoci dal rischio di fare danni al seno mascellare, permettendo l'inserimento dell'impianto inclinato in maniera ideale. Qui siamo nell'alveolo di destra, sempre prima presa versa, abbinato all'utilizzo del magnetic mallet. Vediamo proprio come creiamo una via per l'inserimento dell'impianto, conservando perfettamente il nostro osso periferico, in modo da avere un inserimento implantare con il massimo torque e il minor trauma possibile. Osteocondensiamo inserendo poi gli impianti tutti ad un torque di almeno 50 N. Ed ecco il risultato finale: bone level, ben torcati, direi del tutto soddisfacente.